Allora, abbiamo visto tre titoli in uscita, più un documentario e ora arriva quel film che al 100% occuperà la prima posizione del box office dopo il weekend, dopo il primo weekend. The Flash, il nuovo film, il nuovo cinecomic in arrivo da DC Comics e Warner Bros. È la prosecuzione di quello che immaginiamo essere ancora il DC Extended Universe, perché insomma le cose sono un po' confuse, non so più a che punto siamo. Poi in più questo The Flash arriva per spiegarci che c'è un multiverso anche nell'universo DC, è giusto? Quindi non lo so, chiedo l'aiuto di Domenico Misciagna. Caro Domenico Misciagna, mi aiuti per favore? Sei in collegamento in questo momento? Ciao Antonio, ciao a tutti. Beh, sì, in Evviva! effetti hai ragione, cioè la situazione è complicata per tutti da capire, ma penso, guarda, in realtà anche per la stessa Warner Bros. Perché in questo momento, come penso sappiamo, è importante dirlo, sono nati da qualche mese i DC Studios, i nuovi DC Studios, che Vero. sono gestiti da James Gunn, che è reduce da Guardiani della Galassia volume 3 per la concorrenza. E da Peter Safran, e loro hanno fatto un po' piazza pulita di diverse cose. Ci sono anche polemiche con i fan online e tutto il resto. Questo The Flash, tuttavia, appartiene alla vecchia gestione, quindi Sì. si trova un po' ad avere a coprire due mondi contemporaneamente, un multiverso non solo nella storia, ma anche produttivo involontariamente. Perché chiaramente era troppo tardi a questo punto per cancellare un film del genere. Tra l'altro, si porta dietro anche tutte le varie controversie legate a Ezra Miller, al protagonista, che ha avuto dei problemi, insomma, Personali, sì. giudiziari ultimamente. Però chiaramente era una corazzata che la Warner non poteva bloccare. Tra parentesi, perché bloccarla? Non vale la pena in realtà, perché, come dici tu, introduce questo multiverso anche nel contesto DC. Non dimentichiamo che abbiamo una dose potente di multiverso in questo periodo in sala con Spider-Man e Across the Spider-Verse, sempre per la concorrenza, quindi la situazione è affollata di questi multiversi. Qui però ci si concentra appunto su Flash, che in questa storia ha intenzione di salvare sua madre. Quindi torna indietro nel tempo e, come tu ben sai, sin dai tempi di Ritorno al Futuro, tornare indietro nel tempo causa qualche leggero problema. Cioè, se già causava problemi a Marty McFly, in questo caso, parlando di supereroi, i problemi aumentano esponenzialmente. Esponenzialmente, è vero. Esattamente. E quindi si trova nel nostro Flash in una realtà alternativa in cui il generale Zod, cioè Michael Shannon, sta un po' spadroneggiando più di quanto dovrebbe. Ma la cosa più interessante è questa, che abbiamo due Batman in questo film. Non Wow. faccio spoiler perché è già nel trailer, cioè Sì. uno lo conosciamo, che è Ben Affleck, e poi è una situazione paradossale, perché quante volte Affleck ha detto ho chiuso con Batman, poi continuiamo a vederlo alla fine, perché questa cosa mi ha sempre fatto di ridere, insomma. E quindi abbiamo Ben Affleck che fa, diciamo, nella timeline normale, nella cronologia normale, di Flash, fa Batman, appunto, Bruce Wayne. Però che succede, e questa è la chicca del film che penso che sarà il maggior punto d'attrattiva per il pubblico, che quando i multiversi si intrecciano, c'è un altro Batman che lui incontra nella realtà alternativa, ed è Michael Keaton, signori, che torna nel suo ruolo storico che ricoprì in Batman e Batman in Ritorno 1989-1992 di Tim Burton, praticamente proto-cinecomic, proprio prima ancora che fossero un fenomeno i cinecomic, che Mamma mia. torna nei panni di Batman. Tra l'altro, qui vorrei anche dire una curiosità: Sì. questo attesissimo ritorno in realtà era doppio in origine, perché Keaton aveva anche reinterpretato Batman per un film cancellato, che è una notizia che è un po' curiosa, che magari la gente non ha seguito, cioè Batgirl, che era stato quasi terminato Già, è e vero. che poi in realtà è stato archiviato perché appunto parte di questa specie di riassetto sia economico sia artistico che è in corso per tutti i progetti di sia la Warner Bros., e quindi non vedremo. E anche lì Keaton aveva interpretato Batman. Quindi questo,
fino ad ora dovrebbe essere l'unica situazione in cui vedremo per ora, a meno che questo film poi non vada super bene, allora Keaton continui a tornare. Però è bello questa specie di ritorno nei vecchi panni, perché tra poco, insomma, stiamo per vivere il ritorno di Harrison Ford come Indiana Jones, tanto per dirne una. E poi lo stesso Keaton, attenzione, sta in questo periodo girando Beetlejuice 2. Quindi lui stesso si sta riconnettendo alle sue radici anni 80, che tanto sono care a una grande parte del pubblico. Quindi questa sicuramente è la più grossa attrattiva. Poi comunque il film è diretto da Andy Muschietti, che ricordiamo ha un rapporto con la Warner molto, molto saldo da quando si prese il compito di adattare It di Stephen King, che, voglio dire, è un'impresa abbastanza titanica in due film, e Stephen King gli ha già ricambiato il favore, perché su Twitter ha detto che questo The Flash è veramente, veramente bello. Ecco. Crediamo che sia un po' di parte Stephen King in questo caso, perché è amico di Andy Muschietti, però li vogliamo credere, perché no? Muschietti solo patate bollenti vuole gestire, però se, insomma, se riesce a maneggiarle senza scottarsi è bravo. Allora grazie mille per il tuo intervento, Domenico, ci aggiorniamo, ci risentiamo settimana prossima, e intanto ci vediamo il trailer di The Flash. Ciao Domenico. Cancello quello che ho fatto. Se non torno indietro, potrebbe non esserci un futuro. Qual è il piano? Batman, che facciamo? Cerchiamo di non morire. Non è Clark. Mi chiamo Kara. Io noi sono siamo Barry. Barry. Barry, che cosa fai? I nostri figli vorranno vederlo. Lasciamo il cinema e dirottiamoci sul mondo dello streaming. C'è una nuova serie su Prime Video che si chiama Pesci Piccoli. Ne parliamo con Carolina Mautone. Ciao Carolina. Benvenuta. Ciao. Pesci piccoli. Siamo pesci piccoli? Anche noi? Anche noi? Forse sì, ci sentiamo un po' tutti pesci piccoli in confronto ad altri, però magari c'è qualcuno che si sente in confronto a noi piccoli, chissà. È vero, questo è vero. Di che cosa parla questa serie? È italiana intanto, no? Sì, è la prima comedy 100% creata, ideata, interpretata dai The Jackal, questo collettivo, questa content factory napoletana, insomma, che è iniziato tanti anni fa con i video su YouTube e ormai ha spopolato. Parla di un'agenzia di comunicazione che lavora con piccoli clienti, perché è un'agenzia di provincia, e deve ideare quindi campagne pubblicitarie, social, eccetera, anche per i cosiddetti pesci piccoli. Sono cioè i clienti meno importanti, sono loro stessi pesci piccoli, e i The Jackal si sono definiti così proprio perché si sentono ancora che hanno tanto da imparare, insomma, sia i loro personaggi che loro stessi, gli attori e il regista Francesco Pasta. Tu hai incontrato i protagonisti, che domanda hai posto loro? Sì, ho chiesto proprio questo, siccome loro si definiscono loro stessi pesci piccoli, però in realtà io credo che tra i creator italiani siano tra quelli che hanno innovato di più, io ho chiesto, ma in realtà non siete davvero pesci piccoli, questa serie la considerate un punto di partenza o un punto di arrivo, perché comunque un traguardo, una serie con Prime Video, eccetera, e mi hanno risposto in maniera simpatica. Ah, fantastico, ascoltiamo la risposta dei The Jackal. Assolutamente un punto di partenza. Però entrambe le cose, dai, nel senso, sia di arrivo, perché comunque era un è desiderio. È una domanda ambigua proprio per rinnescare la discussione. Esatto, certo, infatti, Francesco. Perché tu dica una cosa del genere, entrambe le cose. Esatto, perché comunque è un sogno a cui arrivi, quello però sì. Pesci piccoli almeno...
tutti noi ce le immaginiamo come un pozzo inesauribile che deve essere assolutamente un punto di partenza. Non per è ancora esplosa tante tutto, stagioni. Ecco, da questo punto di vista. Quindi sì, per questo mi sono fatto dire un punto di partenza. Pesci piccoli, dicevamo, è disponibile su Prime Video. Quanti episodi sono, Carolina? Sono 6 episodi, sono già tutti disponibili a portata di maratona, quindi guardatela perché ci sarà sicuramente da ridere. Grazie per il tuo intervento, ci aggiorniamo alla settimana prossima e intanto ci vediamo il trailer di Pesci Piccoli. Ciao! E voi siete il team? Crew, social media manager, Fabio produzione, Ciro videomaker e io project manager, Aurora. Ma cosa state lavorando in questo momento? Io non sto lavorando in questo momento. Qui logicamente non ti occuperai dei pesci grossi dell'industria. Il motivo di questa riunione è che devono cambiare un po' di cose. Non abbiamo mai usato un influencer. Posso diventare come Cabilame? Ma perché ci siamo complicati? Morto. La responsabilità di questo casino è vostra, quindi la soluzione la trovate voi. Ma che c'è una fu... Da lì non ci capiamo, Till. Ma hai qualche idea per lo spot? Che spot? Stai zitto, maledetto! Il fatto questo ufficio mi sembra un asilo nido. Siamo amici di Pisello. Comunque noi qua le cose le facciamo insieme. Cioè, a volte sono delle patate, però comunque le facciamo insieme. Lo sai che giorno è oggi? No. Il giorno in cui ti puoi fare i cazzi tuoi. Impossibile, era ieri. Beh, ci siamo detti tutto per questa puntata di Coming Soon Time. Vi rinnovo, l'appuntamento alla settimana prossima e beh, non mancate perché qua si parla sempre di cinema e di serie. A presto, state bene? Ciao!